Promuovere e diffondere la cultura dell'allattamento al seno è l'obiettivo della campagna Io allatto dove mi pare, promossa dall'Associazione Salva Mamme e presentata questa mattina al Sanit, Forum Internazionale della Sanità. 100 mamme dell'associazione hanno allattato i loro bambini indossando un grande bavaglino con la scritta Io allatto dove mi pare. A parlarci dell'iniziativa Grazia Passeri, presidente di Salva Mamme. Quindi oggi siamo qui per promuovere l'allattamento al seno con una manifestazione allegra, però insomma che parla di conquista di diritti, perché ci capita ancora che le mamme ci segnalino di essere allontanate da bar e ristoranti. Insomma, siamo tutti abituati ai seni al vento, perché non quelli materni? Siamo qui per parlare di vita e non morte in culla, quindi ci sono delle poche manovre per mettere a letto il bambino che ti danno una relativa sicurezza. Abbiamo parlato di disostruzione delle vie aeree e tantissime altre cose. Siamo qui per questo, insieme alle mamme, con le mamme e per le mamme. Questa lezione, insieme ai corsi che costantemente Croce Rossa Italiana e Salva Mamme propongono, mirano a promuovere una cultura della genitorialità consapevole e prevenire la morte in culla, e possono davvero salvare la vita a tanti piccoli. A partecipare all'incontro anche Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento Europeo e delegata al Comune di Roma per i diritti dei minori, da anni a fianco dell'associazione. Lattare al seno significa non soltanto uno strumento eccezionale di prevenzione per il bambino rispetto a tante malattie, tante patologie, soprattutto per rafforzare il sistema immunitario, per prevenire le allergie che sono ovviamente molto fastidiose, ma è un'occasione importante anche per la salute della mamma. Ci sono anche le patologie cardiovascolari o anche il diabete che possono essere combattuti se si fa un buon allattamento al seno, quindi informare è molto importante. Una mamma che allatta viene guardata con un po' di diffidenza, viene considerato imbarazzante allattare in pubblico. Invece credo che noi dobbiamo proprio rovesciare l'ottica. Allattare è un grande gesto di amore, di solidarietà, una grande opportunità per consolidare un legame tra la mamma e il bambino, quindi far crescere un bambino più sicuro, più tranquillo. Perciò davvero l'allattamento deve essere considerato un fatto positivo, non certo un fatto imbarazzante.